Jose, what did you make of that tonight and pre-season in general now? Pre-season was good. I want 11 players to repeat how well organized it was. Big cooperation between Reading fans and Manchester United, so everything was really good. I'm really happy that in the top of it, we had small injuries, but not big injuries, so everybody is ready. And it ended in a good way because, as I was expecting, Sampdoria was perfect. Italian team, consistent, good tactically, competitive. So it was good. So I'm really happy with our pre-season. Now 2 days off for the boys after a long time since we started. And next week, serious stuff. First José, cosa ha pensato della fine della fase di preparazione in generale? Penso che la fase di preparazione è stata molto positiva, come ho già detto più volte, credo che il torneo sia stato organizzato in modo benissimo, con un'ottima cooperazione tra Relevant Sports e lo United, quindi è stato, tutta la fase di preparazione è stata fantastica, quindi sono molto contento. Abbiamo subito qualche infortunio, abbiamo citato soltanto di piccoli infortuni, nessuno ha subito un infortunio grave, quindi tutti saranno pronti per l'inizio del campionato. E la Sampdoria è stato tutto quello che mi aspettavo, insomma, la Sampdoria è stata perfetta, una squadra italiana molto coerente, molto brava sul piano tattico, e quindi sono molto contento della partita di stasera. Adesso i ragazzi avranno due giorni liberi, dopo tanto tempo che abbiamo lavorato insieme, dopodiché si comincia davvero la settimana prossima con la Supercoppa e anche la prima partita di Premier League. Jose, Anthony Martial was a wing-back there in the second half and gave quite an impressive performance. Is he something you see as being very much in the plans for next year, or is it something you could see leaving on top of the game? No, everybody's in the plan. The plan is to have a good squad, not to have a good team. We have a good spot, good options. And we have important players injured for a long time. We are going to be back just by the end of the year. So our squad is not so big. And we need options, we need different players. Lukaku, Marcel, Rashford, all of them are different players, and we need everybody. It's going to be good. It's going to be fun to choose a team for every match according to the plan, to the opponent, or their plan. So the squad is good. And as I told a few months ago, I was hoping for four players to improve the squad. The club did a fantastic job, absolutely fantastic, by getting 3 of them, which is very difficult with the crazy market where we are now. To get 3 out of 4, I thank the club for that. I'll be happier if they give me 4 of 4. But they did a better thing. Anthony Martial ha giocato molto bene nel secondo tempo, lui avrà un ruolo importante quest'anno o è probabile che lui possa anche partire. Tutti i giocatori fanno parte dei nostri piani, noi vorremmo avere una buona rosa, non soltanto una buona squadra, quindi questo vuol dire avere opzioni. Tutti i giochi, abbiamo qualche giocatore importante che è infortunato in questo momento, che torneranno soltanto verso la fine dell'anno. Perciò non abbiamo una rosa molto ampia in questo momento e servono a più a proposito delle opzioni. Romelu Lukaku, Anthony Martial e Marcus Rashford sono tutti giocatori con dei profili diversi, abbiamo bisogno di tutti e tre e quindi sarà molto divertente scegliere una squadra
per ogni partita in base al nostro piano, in base agli avversari, in base al nostro plan di gioco, e quindi credo che abbiamo una bella rosa. Come ho già detto qualche mese fa, speravo in 4 acquisti per migliorare appunto il tasso tecnico della nostra squadra, e credo che la società abbia fatto un ottimo lavoro procurandone già 3, soprattutto perché è molto difficile in questo mercato un po' pazzo, diciamo. Quindi già 3 su 4 è molto buono, e ringrazio la società, ma sarei ancora più grato se riuscissimo a prendere 4. Jalen, are you happy with Nemanja Matić? Because he wants his first lockdown minutes all summer, and now he's here. Are you hopeful that you're going to get that full time, or do you think that it might be a little bit too much of a stretch? Lonely pre-season is always a lonely pre-season. The player can be professional and work hard, but football is collective, and when you train alone, you train just a part of what you are as a player. So he needs time. But experience, intelligence, genius in the way he thinks football, will help him to be ready sooner rather than later. That's why today he talked to you for 45 minutes. Well. Giuseppe, cosa ha pensato della prestazione di Nemanja Matić, che ha giocato per 45 minuti? Lei pensa che lui sarà pronto a delle termine? Lui purtroppo ha avuto una fase di preparazione piuttosto solitaria, anche se i giocatori sono molto professionali, come nel suo caso, anche se lavorano solo, comunque il calcio è uno sport collettivo, quindi quando ci si allena da soli comunque non ci si sente dei giocatori a tutti gli effetti. Lui avrà bisogno di tempo sicuramente, però ha tutta l'esperienza, è un giocatore molto intelligente, è un genio che sa davvero pensare e concepire il calcio, quindi tutti questi attributi appunto gli daranno una mano a sentirsi e a trovarsi pronto da poco. Jose, you mentioned the crazy transfer market a moment ago. What do you think the impending €222 million transfer Neymar to PSG mean for the market, and perhaps its sustainability in the prices and demand of the players? You know, when we paid that amount for Paul, I told that it was not expensive. Expensive are the ones that get into a certain level without a certain quality. I think with Neymar is going to happen the same. I don't think he's expensive for €200 million. I don't think he's expensive. I think he's expensive the fact that now you are going to have more players of €100 million, and you are going to have more players of €80 million, and more players of €60 million. And I think that's the problem, because Neymar is one of the best players in the world. Commercially, he's very strong, and for sure, Paris Saint-Germain thought about it. So I think the problem is not Neymar. I think the problem is the consequences. Lei ha fatto riferimento poc'anzi a questo mercato un po' folle. Cosa pensa appunto del possibile, dell'eventuale trasferimento di Neymar, passaggio di Neymar al Paris Saint-Germain? Credo che questi prezzi siano sostenibili. Ho detto quando abbiamo preso Paul Pogba che per me il giocatore non era molto caro, non era carissimo Pogba, e penso che lo stesso valga anche per Neymar. Ci sono altri giocatori che magari non valgono tutti i soldi che si pagano per questi giocatori. Penso che il prezzo in sé per Neymar non sia molto alto. Il problema è che da ora in poi ci saranno altri giocatori che costano 100 milioni, 80 milioni, 60 milioni, che magari non valgono queste cifre. Quindi non penso che Neymar sia il problema. Neymar fa parte dei migliori giocatori al mondo, e credo che sul piano commerciale sia molto positivo, e sicuramente il Paris Saint-Germain ha preso in considerazione tutti questi fattori. Quindi non penso che Neymar sia il problema in questo senso.
Jose, we've not had a chance to get your reaction to the Phil Jones suspension yet, and also whether the club are going to appeal it. Well, I put yourself in this position. He wins an European Cup. He wants to celebrate with his team. He wants to get the cup. He wants to get the medal. He wants to be in the picture. And one doctor wants to close him in a small room because of the doping control. I think it's very hard to control a player in this situation, and UEFA should take that in consideration. It's not a normal match, it's a final. It's a cup, it's a medal, it's a celebration, it's everything. And I think it would be easier for the Doping Control Committee to go to the pitch with him, to get somebody to go to the pitch with him, to see that there's not any wrongdoing in his behavior. Just a human desire to celebrate. So I think they should take that in consideration. So I feel really sorry. I think that is very unfair. Of course, it's a problem for us in terms of football, but even more than that, I don't think it's fair, and I think any one of us in the same situation would react negatively. So I don't think it's fair. Are you appealing then? If the club has been, you know? I would. If I was him, I would, because I think it's quite unfair, but you know, when you do that, you have the risk of even more punishment, which I don't know. I don't know. It's a decision that I did.